Un, due, tre. Classroom. Innanzitutto entriamo in Classroom. Possiamo scegliere, come sempre, di andare nei nove pallini oppure digitare classroom.google.com. Dopodiché andiamo sul più e su Crea corso. Bollette compreso, continua. Qua daremo il nome al nostro corso. Potete andare a specificare quello che volete, sezione, materia. Il nome corso è quello che appare. Dove? Ora ve lo faccio vedere. Eccolo, appare qui nella, chiamiamola copertina. Poi, come vedete, vi dice passo passo quello che dovete fare. Quindi vi dice che se vuoi puoi invitare i tuoi studenti al corso utilizzando questo codice. Cliccando sul quadratino diventa grande grande e si può copiare e incollare. Oppure si può andare a copiare il link di invito e incollarlo, per esempio, nella chat del Meet. Vedete, questo è il link, oppure si può anche andare ad incollare all'interno di un'email. Quindi entro su Gmail, creo una nuova mail e vado ad incollare col tasto destro, poi lo vado ad evidenziare, lo link, lo creo come collegamento e qua scrivo iscriviti al corso di matematica. È più comodo, diciamo, attraverso altri canali, quindi magari la chat di Meet, perché altrimenti un altro modo per invitare attraverso l'email è questo: vado su persone, studenti. E qua scrivo per esempio l'indirizzo, adesso non ve lo scrivo, ma l'indirizzo di classe della mia classe. A questo punto arriverà loro un'email per iscriversi al corso. Se voglio aggiungere quindi gli studenti da qui, posso copiare il link di invito e metterlo per esempio sulla chat di una videoconferenza o su altri canali, oppure digitare il nome via mail, magari l'indirizzo email della classe, oppure chi vuole anche uno per uno se non voglio invitare tutta una classe. E allo stesso modo posso invitare dei colleghi docenti. In questo caso il link non c'è, quindi digiterò o il nome se l'ho salvato nei contatti, oppure l'indirizzo mail del mio collega che avrà i miei stessi privilegi all'interno della classroom. Una volta invitati colleghi e alunni, posso andare a scrivere qualcosa all'interno dello stream. Quindi si può pubblicarlo subito per gli studenti oppure si può programmare come tutte le cose all'interno di Classroom. Quindi posso anche solo scrivere benvenuti. Scrivete qui sotto un saluto, per esempio. Qua posso anche aggiungere degli allegati. Posso, cliccando su Pubblica, sarà subito visibile da tutti gli iscritti che sono all'interno della Classroom, ovviamente, o che arriveranno. Oppure vado sulla freccina in basso e posso scegliere o salvare la bozza e poi pubblicarla successivamente, oppure programmare e andare a scegliere una data e un orario in cui programmare la pubblicazione del mio annuncio, per esempio. Alla prossima puntata. 1, 2, 3. Classroom!